Anche quest'anno, come ogni 4 luglio, Cavriglia ha commemorato le sue vittime. Furono 192 le persone uccise negli eccidi nazifascisti che colpirono Castelnuovo dei Sabbioni, Meleto Valdarno, San Martino, Massa Sabbioni e Le Matole nel 1944. La giornata della memoria ha avuto il suo momento celebrativo più partecipato a Meleto, con la messa officiata dal vescovo di Fiesole, Sua Eminenza Stefano Manetti, seguita dalla deposizione della corona al Sacrario dei Caduti. Queste iniziative sono oltremodo importanti perché non solo commemorano le vittime del 4 luglio, 192 uomini trucidati, non solo testimoniano vicinanza alla rete parentale delle vittime, ma in qualche modo hanno il compito, l'obbligo di sensibilizzare le giovani generazioni. Le numerose vittime delle stragi devono farci sempre ricordare il prezzo di una libertà che oggi noi diamo per scontata, ma che 79 anni fa scontata non era per niente. Particolarmente toccante l'intervento di Don Luigi Verdi della Fraternità di Romena, che ha fatto un raffronto fra resilienza e resistenza. La sopporto poco, resilienza, perché vuol dire letteralmente rimbalzare, accomodare le cose, che va bene in alcuni momenti. Anche Gesù diceva: lasciate le cose vadano a sé. Però io credo che è molto più bella la parola resistenza, perché resistenza vuol dire che tu resisti perché ami qualcosa o qualcuno. E se non ami nessuno non resisti, dopo un po' cedi.